Ciao a tutti, sono Polly. In questo video vi presento il tutorial per questo cardigan. È un cardigan facilissimo, va bene per tutte le taglie, per adulti, bambini, anche per neonati. Vi spiego come si fa a prendere le misure, è molto molto facile. Il cartamodello è facilissimo, è fatto con il punto legaccio, dunque più facile di così. Io ho messo i bottoni, dunque ho fatto anche i buchini per i bottoni, ma si può evitare farli e attaccarli automatici. Si può farlo senza il collo, come potete vedere sulla foto. Io ho preferito fare il collo, ma anche questo è facile facile, è un rettangolo cucito dopo. Per chi vuole, spiego come si può fare il cappuccio. Anche questo non verrà difficile. Io ho usato la lana mista mohair e ferri 5,5 mm. Però vi spiego come fare i calcoli per il filato che utilizzate voi. L'unica cosa, vi consiglio di usare il filato morbido. Questo cardigan si lavora bene con i ferri lineari. Io ho scelto i ferri circolari, ma giusto per la comodità mia, vanno benissimo i ferri diritti. Ho fatto la manica con il risvolto, perché così secondo me si presenta meglio. E poi, visto che il cardigan l'ho fatto per mia figlia, per l'età, circa 2-3 anni, è comodo per i bambini avere il risvolto che dopo si può regolare o addirittura aprire la manica del tutto man mano che il bambino cresce. Può essere molto carino anche il modello con la manica corta, quella che vedete adesso sulla foto, ma questo ormai dipende dalla vostra fantasia e dal capo che volete avere alla fine. Vi ricordo che quasi tutti i miei video sono dotati di timing oppure il time code. Se andate sotto nella descrizione vedete tutti i capitoli e basta cliccare sul segno dei minuti per vedere il capitolo che vi interessa. Adesso vi faccio una breve presentazione del procedimento di come si lavora questo cardigan, così potete decidere se lo volete fare anche voi. Come è stato il procedimento? Qua ho iniziato il lavoro, fatto questo pezzo, poi ho avviato una manica e poi l'altra manica. Ho proceduto a lavorando tutta la larghezza da una manica all'altra manica, sì. Poi ho chiuso le maglie qua nel mezzo per lo scollo e ho proceduto a lavorare la manica, una manica sola. Poi ho avviato le maglie per una parte, la metà del davanti più il bordo, e sono andata avanti a lavorare così la manica più la metà del davanti. Poi ho chiuso le maglie della manica e sono andata avanti a lavorare solo la metà del davanti e ho finito qua. Ho tagliato il filo e ho attaccato il filo qua. Faccio vedere a posto. Allora, dopo, una volta attaccato il filo qua, ho lavorato la manica, poi avviato le mani per la seconda metà del davanti e il bordo, la metà del bordo, sì. Andata avanti a lavorare la manica della metà del davanti, chiuso le mani della manica e proceduto a lavorare la metà del davanti. E finito qua. Qua il filo non l'ho ancora tagliato per farvi vedere, ma lo taglio lasciando tre lunghezze, queste qua, tre volte questa lunghezza per essere comoda per cucire poi il davanti con il dietro e la manica. Dall'altra parte ho già il filo per cucire, l'ho lasciato all'inizio tutto giusto. Con questo filo cucio questa parte e con il filo che taglio adesso cucio l'altra parte. Ho preparato il disegno, sì, il cartamodello della giacchettina. In pratica questa parte è la parte del dietro. Poi abbiamo le maniche, lo scollo e la parte davanti divisa in due, cioè una parte va sovrapposta sull'altra parte. E dunque il centro sarebbe qui. Poi
però una parte va sovrapposta, vuol dire le parti le facciamo un pochettino più larghe. Quanto larghe le vogliamo fare? Adesso vediamo. Poi il capo va piegato a metà e cucito. Cucito qua. Pieghiamo e cuciamo. Adesso prendiamo le misure. Come ho fatto io? Ho preso la giacchettina di mia figlia. Questa giacchettina le sta appena appena, però è una giacchettina imbottita. Considerando questo, io ho guardato come le sta e ho visto che la larghezza mi va bene. Visto che anche questa è imbottita, io invece la faccio il cardigan in maglia, lascio questa larghezza, non vado ad aggiungere niente. Perché il cardigan in maglia non va imbottito. Allora, vedo che la larghezza è di 32 centimetri. Tengo buona questa quota e segno qua 32 centimetri. Ecco. Poi ci vorrebbe l'altezza. Sì? Questa giacchettina le sta corta, non mi piace questa lunghezza qua, anche perché il cardigan lo voglio fare più lungo, che le vada bene anche dopo un po', anche la stagione prossima. Allora, qua per esempio, sì, prendo la misura così, da sottomanica fino al fondo, proprio da dove cresce, non da, forse da sottomanica, da dove cresce la manica, diciamo così, fino al fondo. Io qua per esempio vedo quasi 20 centimetri scarsi, ma neanche. Ripeto che vuole più lunga, la giacchettina la vuole lunga 25 centimetri. Qua vi ho fatto vedere l'esempio come si misura lunghezza del capo. Prendete il capo che vi dove piace la lunghezza e misurate la lunghezza. Allora, ho detto che voglio lunga 25 centimetri. Allora, qua segno 25 centimetri lunghezza. Poi andiamo alla manica. La larghezza della manica qua invece mi va bene, considerando sempre che questa è una giacca imbottita, la mia sarà di maglia, non sarà imbottita. La larghezza della manica vedo che qua è 12 centimetri. Tengo buona questa quota, però devo moltiplicarla per 2. Perché? Perché la manica la faccio intera, cioè aperta, diciamo. Se qua scucciamo, diventa la nostra manica questa qua. Allora, 12 più 12, 24 centimetri. Sì, va poi piegata e cucita. L'altezza del davanti uguale dell'altezza del dietro, 25 centimetri. Metto qua 25 centimetri. Poi ci vuole la lunghezza della manica. Anche questa potete prendere da un capo dove la manica vi piace. Io qua, per esempio, raddrizzo la manica. Allora, e vedo che la manica qua è lunga 19 centimetri. Ma le sta, diciamo, già anche un po' corta, appena appena, diciamo, lunga appena appena. Andrebbe bene per adesso 20 centimetri, ma io voglio fare la manica con il risvolto. Prima perché sta meglio, e il secondo perché il risvolto si può dopo regolare, farlo un po' più piccolo, così la manica viene più lunga e poi chissà, forse arriviamo anche alla lunghezza totale della manica. Vediamo. Intanto la manica la voglio fare lunga 25 centimetri, considerando 5 centimetri del risvolto. Risvolto grande 5 centimetri o magari viene 4, vediamo. Intanto la faccio 25, poi vediamo fino a che punto lo voglio girare, circa 5 centimetri del risvolto. Allora, lunghezza della manica anche qua segno 25 centimetri. Un'altra quota che mi serve, la larghezza dello scollo. Prendo la misura davanti perché qua si vedono bene le cuciture, se no sarebbe più giusto prendere la misura dal dietro. Allora, qua vedo che
la quota sarebbe 11 centimetri, sì? Però vedo che c'è il collo imbottito e poi il mio capo sarà fatto sarà di maglia e la maglia tende ad allargarsi. Allora prendo la quota non 11 ma 10 centimetri. Mi andranno bene. Segno qua 10 centimetri. Poi cosa manca? Manca l'altezza dello scollo. Allora, avvicino il metro alla cucitura e guardo quanto quasi 4 e mezzo 5 centimetri. Prendo la quota di 4 e mezzo centimetri, sì? Sempre per lo stesso motivo, perché il mio cardigan è di maglia. Questa quota la distribuisco sia per il davanti che un pochino per il dietro. Così faccio il dietro un pochettino più sagomato, sì? E quello che intendo io è che se allora il centro della manica passa qua, ok? Il centro della manica, il mio scollo sarà spostato. La parte che prende, diciamo, la parte del dietro sarà più piccola e invece sul davanti viene più scollato, ma come in tutti gli altri capi. Per quanto, allora, se facciamo di 4 centimetri e mezzo, segno qua questa quota, 4,5 centimetri. Allora, la parte che starà dalla parte del dietro, la vorrei fare 0,5 centimetri, invece la parte che starà dal davanti 4 centimetri, quello che mi rimane 4 centimetri rimanenti, 0,5 e 4. Ecco qua, qua è tutto in centimetri, però dobbiamo capire quante maglie dobbiamo avviare. Io ho fatto il campione e ho visto che in un centimetro ho 1,5 maglie, cioè in 10 centimetri avevo 15 maglie, sì? Oppure in 8 centimetri avevo 12 maglie, lo stesso, come vi capita di trovare un centimetro tondo. E dunque adesso faccio il calcolo in maglie. Quante maglie devo avviare? Se voglio larghezza 32 centimetri. Allora, 32 moltiplico per 1,5 e ho 48, sì? Però ho bisogno di due mali di vivagno. Così devo avere 50 maglie. 50 maglie. Scrivo qua 48 più 2 vivagno. Qua. Poi, una volta avviato le maglie e lavorato 25 centimetri di altezza, anche questi centimetri si possono convertire in ferri volendo. Io non lo voglio perché ho il filato dove è faticosissimo contare i ferri, il filato fantasia con mohair. Arrivati qua, dobbiamo sapere quante maglie dobbiamo avviare per la manica. Dobbiamo avviare 25 centimetri di maglie, 25 per 1,5 o 37,5, il numero così. Arrotondo a 38 e così non devo più aggiungere una maglia di vivagno. Decido così. Allora, 25 centimetri sono per me 38 maglie, inclusa la maglia di vivagno, perché ho già arrotondato per una cifra maggiore. Via. Poi 10 centimetri. Devo sapere quante maglie devo chiudere qua. 10 centimetri per 1,5 fa 15, ma io non posso avere qua un numero dispari. Mi serve un numero pari per distribuire le mie maglie sulla destra e sulla sinistra nel modo
omogeneo, uguale. Allora, non posso avere 15 maglie, vuol dire che devo qua chiudere o 14 o 16 maglie. Io decido per 16 maglie. 10 centimetri per me sono 16 maglie da chiudere. Poi i centimetri che vado a lavorare in altezza non li convertisco, non li voglio convertire nei ferri perché per me è poco possibile. Qua è tutto chiaro, devo chiudere 38 maglie, le stesse maglie che ho avviato per la manica, e poi andare a lavorare 25 centimetri del davanti. Un'altra cosa è, visto che il davanti non lo lavoriamo, giusto la metà e la metà, dobbiamo avere anche il bordo per chiudere, per attaccare i bottoni oppure gli automatici, quello che volete. E ci vuole il bordo. Il bordo, la larghezza del bordo va decisa guardando il campione. Prendete il campione, misurate la larghezza che vi piace e capite quante maglie sono. A me vanno bene 4 centimetri, che in maglie sarebbero 6 maglie. 4 per 1,5 fa 6. Più una maglia di vivagno. Lascio qua comunque la quota, la segno, la larghezza del bordo 4 centimetri. Vuol dire che un bordo va sovrapposto sull'altro. 4 centimetri abbiamo qua. Direi che i calcoli sono tutti qua. Possiamo iniziare a lavorare il cardigan. Faccio l'avvio su due ferri perché non voglio che il bordo mi venga stretto. Faccio l'avvio in modo continentale, cioè coda lunga, però la coda questa volta la lascio lunga 2 metri. Perché? Perché avvio le mie maglie e con circa mezzo metro rimanente cucio poi il bordo del cardigan e la manica, così avrò le codine in meno da nascondere. È molto comodo. Allora, la mia coda lunga è qua sul dito, questo qua. Inizio ad avviare le maglie nel modo continentale. Andiamo ad avviare le nostre maglie. E ci troviamo per iniziare il primo ferro. Ho inviato le mie maglie. Adesso, per non incasinarmi, prendo la codina e inizio a fare il gomitolino piccolo. Ecco qua. Poi per così e arrivo quasi quasi ai ferri. Non voglio lasciare la coda lunga perché dopo vado a incasinarmi ancora. Prendo il marcatore per le maglie, oppure va bene anche uno spillo, non importa. Fisso, così il gomitolo mi rimane attaccato qua, non mi dà fastidio. E poi alla fine mi serve per cucire. È una cosa molto molto comoda. Se dovete cucire poi la maglia o qualsiasi altra capo andata a lavorare, lasciare un pezzettino di filato per utilizzarlo per la cucitura. È un life hack. Adesso andiamo a lavorare il primo ferro. Sfilo un ferro, prendo il mio filo. Allora, lo metto per così. Io voglio che il bordo mi venga molto molto liscio, senza i nodini, che le maline siano alla forma della V. Perciò la prima maglia non lavoro, non solo sul primo ferro, ma su nessun ferro. Tutti i ferri lavoro così. La prima maglia sposto sul ferro destro senza lavorare. Il filo lo porto qua dietro e inizio a lavorare tutte le mie maglie a diritto.
perché abbiamo scelto il punto legaccio. Così fino alla fine del ferro lavoro le maglie a diritto. Sono arrivata alla fine del primo ferro, mi è rimasta una maglia sul ferro sinistro. Quest'ultima maglia la lavoro a rovescio perché voglio avere il bordo con le maline che rappresentano le lettere V. Giro il mio lavoro e inizio il ferro numero 2. Come vi ho già detto, la prima maglia non la lavoro, sposto sul ferro destro, tutte le altre maglie lavoro a diritto perché il punto è legaccio. Ci troviamo alla fine del ferro, vi ricorderò dell'ultima maglia e poi andiamo avanti. Sono arrivata alla fine del secondo ferro, mi manca una maglia, l'ultima maglia sul ferro sinistro, la lavoro a rovescio. Però non vi preoccupate, se vi siete abituati a lavorare un altro bordo oppure vi trovate scomodo a fare il bordo come sto facendo io, tanto il bordo va dopo cucito. L'unica cosa è che il bordo che sto facendo io, una volta cucito, la cucitura viene piatta e morbida. La differenza sarà veramente minima. Ok, adesso tutti i ferri li andiamo a lavorare in questo modo. Lavoriamo fino all'altezza calcolata e poi ci troviamo per avviare le maglie per le maniche. Ho fatto il mio rettangolo, il mio filo è qua, ma non importa dove finite il ferro, dalla stessa parte dove avete iniziato oppure dall'altra parte. Intanto le maglie le dobbiamo avviare sia dalla parte destra che dalla parte sinistra. Dunque non importa da quale parte finite il vostro ferro. Io ho finito qua e inizio ad avviare le maglie da questa parte. Adesso vediamo come si fa. Questo è il nostro ferro, questo è il nostro filo. Facciamo le maglie con il dito. Mettiamo il filo sul dito e lo incrociamo. E mettiamo sul ferro. Poi ancora. Mettiamo sul dito. Incrociamo e mettiamo sul ferro. Si può fare anche così, mettere il filo sul dito e con il ferro prenderlo dal dito, mettere sul dito e con il ferro aiutare. Hop. E così, oppure così. E così andiamo ad avviare il numero delle maglie che ci serve. Ho avviato le mie 38 maglie. Adesso giro il lavoro e inizio a lavorare le mie maglie. Tutto come al solito, il filo sul dito. Metto il filo sul dito e inizio a lavorare le maglie. La prima maglia la passo sul ferro destro senza lavorare. La seconda maglia inizio a lavorare. Semplicemente infilo il ferro dentro la maglia. La prima maglia non è facile a entrare dentro. E lavoro la maglia a diritto, poi la seconda, e così via. Lavoro tutte le mie maglie. Ci troviamo dall'altra parte del dietro per avviare le maglie da questa parte qui.
ho lavorato fino alla fine del ferro e qua di nuovo con lo stesso modo vado ad avviare le maglie. Una, due, tre, quattro, cinque e così via. E poi li lavoriamo sempre nello stesso modo. La prima maglia io non lavoro, tutte le altre lavoro a diritto. Poi andiamo a lavorare fino all'altezza che abbiamo calcolato. Sono arrivata al punto quando devo ormai chiudere le maglie per lo scollo. Sì, ho già due maniche avviate. Qua ho segnato 16 maglie centrali che per me fanno 10 centimetri. Il filo da questa parte. Ma voi potete averlo anche dall'altra parte, tanto il nostro lavoro per il momento è tutto simmetrico. Cosa faccio? Prendo e lavoro tutte le mie maglie fino al marcatore. Poi queste maglie le chiudo e continuo a lavorare le maglie fino alla fine del ferro. Poi inizio a lavorare i miei ferri avanti e indietro. Dall'inizio della manica fino al marcatore. Adesso vi faccio vedere quello che ho detto. Ecco qua, ho lavorato tutte le mie maglie dall'inizio della manica, tutte queste maglie qua, fino al marcatore. Qua è il mio primo marcatore e qua è il secondo. Nel mezzo ho 10 centimetri. Nel mio caso sono 16 maglie. Allora, cosa faccio adesso? Tolgo il marcatore. Inizio a chiudere le maglie. Dobbiamo chiudere le maglie. Allora, sfilo la prima maglia sul ferro destro senza lavorare, come se io volesse lavorare una maglia a diritto. Io devo infilare il ferro da questa parte. Magari la vostra maglia è orientata diversamente e voi la lavorate così, infilando il ferro così. La mia maglia allora l'ha sfilata così. Io devo sfilarla così perché io entro con il ferro così per lavorare la maglia a diritto, perché la mia maglia è orientata così, l'apertura della maglia è qua. Sfilo la maglia, la seconda maglia lavoro a diritto. E poi vado ad accavallare la prima maglia sulla seconda senza stringere. Abbiamo chiuso una maglia. Abbiamo usato nel lavoro due maglie, ma chiuso una. L'altra maglia è sul ferro. Poi la terza maglia andiamo a lavorare a diritto e accavalliamo la seconda maglia sulla terza. Abbiamo chiuso due maglie, la terza è sul ferro e così via. La quarta maglia lavoriamo a diritto ed accavalliamo. Abbiamo chiuso tre maglie, la quarta è sul ferro. Così andiamo a chiudere il numero delle maglie calcolato. Questa maglia rimane sempre sul ferro. L'ultima maglia sarà sempre introdotta nel nostro lavoro, però non la contiamo come chiusa, diventa la nostra prima maglia quando iniziamo a lavorare poi la manica, procedere il nostro lavoro. Ho chiuso tutte le maglie e sono arrivata al marcatore. Il marcatore lo butto, però questa maglia sta ancora dentro il marcatore e anche questa maglia va chiusa insieme all'altra maglia, va lavorata insieme all'altra maglia che è dopo il marcatore. Allora, butto il marcatore, io devo cambiare l'orientamento della mia maglia. Questa maglia è già dopo il marcatore, questa prima. Lavoro queste due maglie insieme. Ecco qua, e solo adesso posso dire di aver chiuso le mie 16 maglie. Voi potete avere il numero diverso delle maglie. Sono chiuse io, senza cambiare i ferri. Se voi lavorate con i ferri circolari,
e sono abbastanza lunghi, potete lasciare tutto sullo stesso ferro e andare a lavorare le vostre maglie a diritto fino alla fine della manica. Poi girare e fare il ferro da questa parte, poi indietro, poi avanti, finché non raggiungete 4 centimetri in altezza. E poi ci vediamo. Adesso devo avviare le maglie. Le devo avviare fino alla metà dello scollo, in più devo avviare le maglie per il bordo del davanti. Allora, io la metà delle maglie che ho chiuso 16 maglie, la metà fa 8 maglie. Dunque devo avviare 8 maglie più. Allora, io volevo fare il bordo largo circa 4 centimetri. 4 centimetri nelle mie maglie sono 6 maglie. Vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 più 7 perché la maglia di vivagno. 7 maglie. Guardo, mi piace. Sì, mi piace questo bordo qua. Allora, devo avviare 8 maglie che fanno la metà più 4 maglie. Perché 4? Perché sono 3 più 1 di vivagno. La metà, devo avviare la metà del bordo perché l'altra metà del bordo vado ad avviare dall'altra parte. Avvio 8 più 4, 12 maglie. Avvio nello stesso modo in cui abbiamo avviato le maglie per le maniche, tutto uguale. E procedo avviando le mani, lavorare la larghezza della manica. Nel mio caso, manica larga 24 centimetri. Quando ho qua 24 centimetri, mi fermo e ci vediamo. Io sono a questo punto, ho finito a lavorare la manica. Nel mio caso doveva essere larga 24 centimetri. Io adesso qua ho 24 centimetri. L'importante è aver finito il ferro da questa parte, cioè il vostro filo deve stare da questa parte. Perché dobbiamo chiudere le maglie, iniziare da qui, andare a chiudere le maglie fino a questo punto. Dobbiamo chiudere lo stesso numero delle maglie che abbiamo avviato qua per la manica. Chiudiamo le maglie nello stesso modo che abbiamo fatto qui. Inizio con voi, poi andate a chiudere il numero delle maglie avviate qui. Deve essere uguale. Una volta avete chiuso le maglie, contate per bene le vostre maglie. Iniziamo a chiudere le maglie dal bordo. La prima maglia la sfiliamo senza lavorare sul ferro destro. La maglia successiva lavoriamo a diritto e poi andiamo ad accavallare la prima maglia sulla maglia lavorata. Chiudiamo lento, non stringiamo le maglie, non le tiriamo. Di nuovo lavoriamo la maglia a diritto, lasciamola larga e andiamo ad accavallare. E così via. Una maglia la lavoriamo e andiamo ad accavallare. Così chiudiamo tutte le maglie che abbiamo avviato per la manica. Ho chiuso 38 maglie, nel mio caso sono 38 le maglie che ho avviate per la manica e devo andare avanti a lavorare la stessa altezza che ho fatto qua all'inizio, sì? L'altezza del dietro fino alla manica. Devo lavorare la stessa altezza anche da questa parte. Facciamo questa metà del davanti e poi ci troviamo. Se non dovete fare i buchini per bottoni, potete fare in modo simmetrico la seconda manica e la seconda metà del davanti. Poi mettete gli automatici e il vostro lavoro sarà finito, basta solo cucire. Chi vuole fare i buchini per i bottoni, ci troviamo per farli insieme
dall'altra parte del davanti. Sono alla seconda parte del davanti, alla seconda metà. Questa è la prima metà del davanti e l'ho finita, sì? Qua è la nostra parte del dietro, qui una manica è già finita e la seconda manica ho ancora sui ferri. Questo è lo scollo. E adesso chi non deve fare buchini per i bottoni può saltare questa parte, basta solo attaccare gli automatici e volendo sopra l'automatico si può anche attaccare il bottone. Io vado a fare i buchini nel modo più semplice per i bottoni. Adesso vi faccio vedere come. Questo è il mio bottone, sì? Voglio posizionarlo nel modo che rimanga un po' di tessuto, sì, un po' di maglia sopra, che non sia proprio così che va a finire oltre il bordo, che da tra il bottone e il bordo rimane ancora un pochino di spazio. Allora, ho identificato che in questo ferro faccio il buchino. Come lo faccio? Abbiamo detto, calcolato, che nel mio caso sì, per il bordo volevo lasciare 6 maglie, sì, 6 maglie più la settima, la maglia di vivagno. A questo punto la nostra metà, il centro del bordo, sì, se andiamo a sovrapporre 6 maglie qua più 6 maglie qua, la metà sono 3 maglie. Il bottone deve stare a metà. Cosa faccio adesso? Allora, la maglia di vivagno la sfilo, poi lavoro 3 maglie a diritto, una, due e tre. Poi faccio il gettato. Come si fa? Così oppure così, non cambia niente. Come siete comodi voi, io faccio così e poi lavoro le due maglie successive insieme. Se voi lavorando le maglie entrate così con il ferro, prendete due maglie così, due, e lavoratele come una maglia a diritto. Io quando lavoro la maglia entro da questa parte, allora entro con il ferro così, però non dentro una maglia ma dentro due maglie. Allora sul ferro devono stare due maglie, una e l'altra, e lavoro due maglie insieme a diritto. Ecco, abbiamo diminuito la maglia e per compensare ho fatto un gettato. Vado avanti a lavorare tutte le mie maglie fino alla fine del ferro, poi torno e quando arrivo qua vi faccio vedere cosa facciamo con questo gettato. Sto arrivando al gettato, eccolo qua. Il gettato lo lavoriamo come una maglia a diritto normale. Entro con il ferro proprio sotto il filo del gettato, prendo il filo e tiro fuori, e così ho lavorato una maglia a diritto normalissima. Procedo, vado avanti a lavorare tutte le mie maglie a diritto. L'ultimo la lavoro a rovescio, poi giro. Adesso vi faccio vedere che cosa è venuto. Lavoro qualche maglia, ecco qua il nostro buchino, è qui. Prendiamo il bottone, lo facciamo passare, ecco, passa bene. In realtà il bottone dovrebbe passare leggermente con fatica, ma con una fatica leggera leggera, così sta bene chiuso e non si apre. Se avete scelto il bottone poi vedete che il buchino è troppo grande, potete con il filo e con l'ago stringerlo un pochino da un lato, vedete voi. Così andiamo a fare i buchini per bottoni, però la distanza tra i buchini deve essere uguale. Adesso vi faccio vedere a che distanza faccio io i buchini.
Ho fatto i buchini per i bottoni, li ho contrassegnati con i marcatori perché qua su questa lana non si vedono. Allora, come ho fatto il calcolo per i buchini? Tra un buchino e l'altro ho 7,5 cm. Adesso questo mohair va in qua e in là come gli pare. Comunque, sono 7,5 cm tra un buchino e l'altro, 0,75 cm, 22 e mezzo, e poi dopo ho 8, sì, 8 centimetri senza niente. Come ho fatto il calcolo? Allora, qua ho misurato quanto ho dal bordo fino al buchino, 2 centimetri. Ho guardato dall'altra parte del davanti, misurato la lunghezza totale. Ho 33 centimetri. Allora, 33 centimetri meno questi 2 centimetri fa 31. E io vuol dire che da qui a qui devo posizionare ancora tre bottoni, tre buchini. E ho 1, 2, 3, 4 spazi. 31 ho diviso per 4 spazi. E mi è venuto quasi 8 centimetri, qualcosa meno di 8 centimetri, perché sarebbero 4 per 8, 32. Ho deciso di fare così, di lasciare lo spazio tra un buchino e l'altro di 7,5 cm e quello che avanza lasciare qua, 8 e qualcosa centimetri mi vengono qua. Vedete voi quanta distanza volete fare tra i bottoni, tra i buchini. Per me questa distanza va bene, di solito la distanza va circa 8 centimetri, 7,5, perfetto. Ho finito a lavorare il cardigan, adesso basta solo cucirlo e volendo fare il collo. Io lo voglio fare. Oppure si può fare anche cappuccio, vi spiego anche quello. Adesso andiamo a cucire insieme, ma se voi avete fatto i buchini per i bottoni, dovete scegliere qual è la vostra parte diritta e qual è la vostra parte rovescia del capo, facendo attenzione che i buchini siano posizionati per le donne sulla parte destra del davanti e per i maschietti, magari se questo cardigan l'avete fatto per un bimbo piccolino, i buchini dovrebbero stare dalla parte sinistra del cardigan. Se il bimbo è piccolo non importa tanto, però ve lo dico lo stesso. Visto che il punto legaccio è da doppia faccia, scegliete voi come posizionare il capo, come dopo andarlo a cucire. Il mio cardigan è pronto ad essere cucito. L'ho piegato, questa è la manica, questo è il davanti. Allora, visto che il cardigan è per la bimba, nelle femmine, la parte destra del cardigan deve avere i buchini. Io ho posizionato la parte con i buchini proprio nel modo che sia sulla destra. Non sulla destra mia, ma sulla destra del capo, sì? Questa è la parte destra del davanti, questa è la manica destra. Ok, sposto un po', altrimenti non si vedrà. Qua ho la coda che ho tagliato, prendo l'ago per la lana, io ho questi aghi qua della Knit Pro e ve li posso consigliare vivamente perché sono molto comodi, sono di tre misure e hanno, guardate, questo nodino molto molto largo, molto molto morbido e flessibile, passa bene attraverso qualsiasi foro, qualsiasi buco. E non avete fatica per infilare dentro il filo. Ho preso l'ago molto grosso, però ho scelto solo il colore contrasto che si vede bene. Ecco, infilo il filo. Forse anche troppo lungo, ma va bene, sarò comoda così. Qua adesso vi faccio vedere che il mio bordo è composto dalle treccine o le lettere AV,
come qui. Ho preso un altro campione perché su questo si vede veramente male. Qua queste treccine, queste lettere a V, sono le nostre maglie di vivagno. Io vado a infilare l'ago sotto le lettere a V, prendendo due entrambe le parti della lettera V. Se voi avete il bordo formato in un altro modo, basta che andate con l'ago sotto la maglia di vivagno. In pratica così. Forse addirittura vi faccio vedere su questo campione perché su quello ho paura che non si veda niente. Dunque, ci sono tanti modi come si può cucire i due pezzi. Vi faccio vedere il modo che uso io. Faccio vedere sul campione perché qua non si vede nulla su questo filato. Allora, il nostro filo, per esempio, ce l'abbiamo da questa parte. Allora, dobbiamo entrare dall'altra parte, proprio nell'angolo, senza toccare la maglia di vivagno. Ecco, abbiamo riunito due parti. Volendo si può fare un altro punto qua per fissare meglio. E adesso andiamo a cercare la nostra prima maglia di vivagno. E qua entro dall'esterno verso l'interno sotto la prima maglia di vivagno e esco con l'ago dalla seconda maglia di vivagno, sempre verso l'esterno. Tiro il filo dall'altra parte, cerco la prima maglia di vivagno, è questa, entro nella prima, esco dalla seconda. Sì, vado sotto la treccina, la lettera V, e esco dall'altra parte, sempre entrando con l'ago sotto la V. Ecco, poi torno dalla parte questa qua, entro con l'ago sotto la seconda maglia a V. E esco dalla terza. Ecco, qua faccio la stessa cosa, entro dalla seconda, esco dalla terza. Ecco, di nuovo torno da questa parte, entro nella terza. Esco dalla quarta e anche qua entro dalla terza, esco dalla quarta. Faccio vedere un'altra volta e poi vi faccio vedere il punto come viene. Allora, di nuovo entro dalla quarta, esco dalla quinta, qua, da questa parte entro nella quarta, proprio dove ho il filo adesso, e esco dalla quinta. E così via. Così la cucitura si presente dalla parte esterna, praticamente invisibile, mentre si cuce in questo modo non bisogna di tirare molto il filo, non lo tirate, più lo tirate, più fermo sia tutto il lavoro. Così si presenta dalla parte esterna e dalla parte interna. Anche qua tutto molto carino. Ho le mie treccine messe insieme dentro. Vado a cucire il cardigan e una volta l'ho cucito, attacco i bottoni e faccio il collo. Ho cucito il cardigan. Si può fare il risvolto più grande, più piccolo, potete regolare la larghezza del risvolto come volete. Adesso devo attaccare i bottoni. Con i bottoni ho trovato questa soluzione.
Mia suocera aveva dei bottoni usati che vanno bene qua, però per abbellirli ho preso questi bottoni presi da AliExpress, presi su AliExpress, sono molto molto piccoli e stanno bene qua dentro. Così il bottone diventa molto più vivace, molto più bello per una bimba. Vado ad attaccare i bottoni, trovo il punto corrispondente al buchino e attacco il bottone. Adesso dobbiamo calcolare la lunghezza del collo, se lo vogliamo fare, sì? Allora, il mio scollo è largo 10 cm qui, 10 cm qui, 10 più 10 fa 20, più 4,5 più 4,5 fa 29. Io mi ricordo però di aver aggiunto qua delle maglie, perché 10 cm sarebbero 15 maglie, ma io ne ho aggiunto una maglia qua e una maglia qua per avere il numero pari, se non 15 ma 16. E quando sono andata a misurare il mio scollo della maglia, i centimetri effettivi non erano più 29, ma erano 30 perché ho aggiunto queste maglie qua. Allora, la lunghezza del collo dello scollo è 30 centimetri per me, più dobbiamo aggiungere 4 centimetri del bordo, 34 centimetri. Io però volevo stringere un pochino lo scollo perché la maglia, la malina, poi il mohair si allarga molto, lo volevo stringere un pochino e invece di 34 cm l'ho fatto largo 32 cm o lungo 32 cm ho fatto io. 32 cm, quanto era il maglie? 32 per 1,5, sì. In un centimetro ho 1,5 maglie, fa 48 maglie e più 2 maglie di vivagno. Ho lavorato il collo con 50 maglie di larghezza. In altezza il collo l'ho già fatto. E questo qua, quello che avete visto sulla foto all'inizio del video, il collo è venuto alto nel mio caso, adesso vi dico perché non ho misurato, ho guardato quando mi bastava e via, 6 centimetri e mezzo, vuol dire che ho lavorato il collo per 13 centimetri d'altezza, poi l'ho piegato in due e ho cucito. Ho cucito, quando cucivo un pochino arricciavo qua gli angoli, oppure invece si può tirare un po' il collo, così dopo gli angoli si riprendevano e si rimpicciolivano un po'. Allora, il mio collo, se le scrivo la misura effettiva del mio collo, è venuto 32 cm e alto 13 cm, però non piegato. Una volta piegato è venuto alto 6 cm e mezzo del cardigan. Questo riguarda tutto riguardo il collo. Se invece vogliamo fare il cappuccio, allora prendiamo la felpa dove ci piace il cappuccio e lo misuriamo nel punto più largo. Io qua ho 19,5 cm, va bene, faccio 20. 20 più 20, 40, vuol dire che la larghezza andrebbe fatta 40 cm, non 32 per il collo, perché qua se vediamo il cappuccio si restringe qua per il collo, ma noi non lo facciamo più stretto qua e più largo qua. Facciamo un rettangolo con la base qua 40 cm, sì? E poi quando lo andiamo a cucire, qua dove abbiamo gli angoli, andiamo a piegare il cappuccio. Facciamo le pieghe, sì? Se questo qua è il bordo del cappuccio che dobbiamo andare a cucire, facciamo la piega giusto nell'angolo per fare stare dentro il nostro rettangolo, il nostro cappuccio dentro lo scollo. Poi prendiamo la misura dell'altezza del cappuccio. Il mio è alto 26 cm,
vuol dire che il rettangolo che andiamo a lavorare deve essere qua 40 centimetri, sì, dopo lo andiamo a cucire, facciamo 4 pieghe, una piega, 2, 3 e 4. Le pieghe corrispondono a questi angoli qua, ma basta dividerlo a metà, fissare con lo spillo la metà del vostro cappuccio qui e il resto distribuire nel modo uniforme oppure facendo le pieghe, come piace di più a voi. E in altezza deve venire 26 centimetri, 26 centimetri, un rettangolo così, non è in proporzione ma si capisce. Questa parte va cucita allo scollo e poi qui pieghiamo a metà e cuciamo questa parte con questa parte, sì? Così diventa il cappuccio. Non avrà la forma arrotondata come possiamo vedere qui, il nostro cappuccio avrà la forma rettangolare. Qua non abbiamo lo stondo, qua avremo l'angolo dritto, tutto qua. Vi ho dato tutti gli algoritmi dei calcoli e della lavorazione, il mio cardigan è già pronto, vi auguro buon lavoro a tutti, grazie della vostra compagnia e ci vediamo prossimamente.